Su, Elena, dove sei? Aspetta, io cosa? Minchia, ho poche munizioni. Allora, diamo un'occhiata. Aspetta un minuto. Cosa di così importante questa torre? Wow! Figlio di... Zoccola? Ah, beccati questa! Oh! Eccolo lì! A distanza il fucile a pompa. No, non va assolutamente bene. Allora, quindi cerchiamo di fare il giro. Di stare bello sereno qua. Allora, questo... Mettiamoci dentro un po' di proiettili perché non guasta mai, dite. Almeno i proiettili. Allora, saltiamo, saltiamo. E che abbiamo il fucile a pompa, meglio avvicinarsi. Maledizione. Ok. Aio. Quanti sono? Ma come fa a essere ancora vivo? Merda. Ragazzi, comunque è meno male che poi l'ha migliorato sta roba. L'ha migliorata sta roba delle granate, perché non si possono avere delle granate così, eh. Cioè, nel senso che non potete usare i doppi tasti, praticamente le dovete selezionare come se fosse un'arma normale e sperare in Dio. Allora, a questo punto devo, ahimè, prendere un po' di armi. Ma perché gira dalla parte sbagliata? Dai, 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 dai! Fatti vedere, brutto bastardo! Come fatti vedere? Mi vedi? Sono qui. Piano. Questa l'ha sentita. Allora, cambiamo. Direi di cambiare armi, perché così non va bene. Qui c'è il Kalashnikov. Pigliamo il Kalashnikov. Allora, a questo punto lasciamoci la pistola, perché il gioco, cioè, di fatto ci guida lui piano piano a prendere diverse armi, perché ce le mette a disposizione alcune. Ma non c'ero già passato da qui, no? Ero passato da altre parti, ma va bene lo stesso. Allora, vediamo se dobbiamo arrampicarci o fare... Ah no, eccolo qui un punto. Questo cos'è? Figurati se non uscirà qualcuno da lì sotto. Mi stupirei del contrario, vi dirò. Allora. Pigliamo un po' di armi che non guastano sicuramente. Comunque che bella questa macchina, guardate com'è arrugginita. Accidenti, devi fare l'antitetanica prima di metterci le mani sopra. Qui, ragazzi, non mi torna. Troppa calma. Ok. Vediamo se ci stiamo perdendo qualcosa che può essere. Qui c'è le due chiavi, non lo so, stiamo andando udienza dal Papa. Va bene. Lo stesso simbolo, ma cosa ha a che fare con la torre? Era una torre papale. Bene. Devo aprirlo? Ah, ma mi sa che... Non so, posso fare qualcosa? Qui non posso fare niente. Quindi non vorrei che mi obbligasse direttamente o indirettamente a fare qualcosa. Secondo me dobbiamo arrampicarci come as usual. E ti pareva. Però sali su. Bravo. Perfetto. Adesso. Qui mi piaci. Disturbiamo il povero gabbianello. Sì, però di qua. Sali, per favore.
Aggrappati. Aio, aio, aio. Ma io l'avevo pigiato il rosso, ma va bene lo stesso. Oh. Wow. Tutto questo per distruggere metà... Sì, oddio. Non mi è molto chiaro cosa sta cercando di farmi fare. Cioè che giri dell'oca. No, è bello che lui come Nathan... Oddio. Mi sembra abbastanza skillato. Cioè, sembra che sappia dove sta andando. La verità è che tipo... Non avrà la più pallida idea. Cioè, guarda che giro dell'oca stiamo facendo. Però io mi fido di Nathan. Ma vaffan... Chiappolo. Ancora una cosa... Una cosa fastidiosa è questa sua tendenza a saltarsi nel vuoto, che secondo me non è proprio imputabile a me. Però va bene. Ok. Così mi piace. Va bene. Beh. Pardon. Grazie. Ah, stava significando questo. Ma pensa un po' te. No, mi piace ancora di più, perché pensate come lui ha capito tutto e io invece mi stavo arrampicando per puro caso. E soprattutto come i nemici, pur non avendo nessuna chiave, sono già lì dentro che ci aspettano, perché siamo consci di questo fattore. Però va bene così, ragazzi, che vi devo dire. Solo su B-Square Gaming facciamo giochi dei concetto. Va bene. Salta. Adesso abbiamo le chiavi, come San Pietro, possiamo entrare in ogni dove. No. Bene. Queste telecamere ballerine sono un piacere per gli occhi. Va bene. Non so perché ogni tanto... Non so perché ogni tanto hanno questa tendenza. Ecco... Questo che cosa vi suggerisce, ragazzi? Come mai stiamo ricevendo eoni di munizioni, secondo voi? Dai, scrivetelo... Allora, onestà intellettuale, scrivetelo tra i commenti e senza guardare che cosa sta per succedere, quindi aspettatevi un taglio. Ok. Ce la faremo? Dai. Allora, qui dentro ci siamo entrati, quindi questo mi sembra una cosa più che positiva. Il mitraglione ci smitraglia ancora i coglioni, ma va bene lo stesso. Andiamo subito al piano di sopra e vediamo che cosa ci... Oddio. Questa tendenza a volermi abbracciare a tutti i costi. Prendi questa! Granata! Al riparo! Devo dire che il raggio d'azione migliora della granata, migliora di giorno in giorno. Allora. Ok. No.
È da quella parte! Merda. Si sono ammazzati da soli, che coglionazzi. Che coglionazzi, mamma mia. Ragazzi, qui sono veramente dei coglioni, eh. Che babbi di minchia. Chi altro c'è? Eccolo lì. Perfetto. Ok. Mamma mia, ragazzi, che difficoltà. Allora, controlliamo che non mi stiano arrivando ai lati, perché potrebbe essere un problema. Però già solo il fatto che è terminata un po' la musica mi fa pensare bene. Poi bisogna essere positivi nella vita. Basta tutta questa negatività. Ma si dice? Essere negativi, forse. Allora, vediamo dove siamo arrivati. Perfetto. Tutto questo per... Perfetto, altre porte. Che buio. Munizioni. Quelli non Winchester. Sono inglesi. Wow. Fletcher, siamo stati alla torre. Spero che potremo... Fletcher. Wow. Così ce l'avevi fatta. Lo vedo! Oddio. Ma Fletcher intende la signora Fletcher? Beh, mi ha visto. Si può dir tutto, ma mi ha visto. Allora, questi... Quindi Drake è arrivato qui, no? Drake, il nonno lì, il babbo del babbo di Nathan, è arrivato lì, e anche più del babbo del babbo del babbo, detto la Toscana, di Nathan è arrivato lì. Quindi devo dire, tutti pazzerelli in casa Drake. Altri eoni di persone da ammazzare. La torre di Drake. Voglio subito la torre di B-Square Gaming. ASAP. Dai, però. Piano. Piano, piano. No, io vi giuro. Pagherei per fare la conta di quanti soldati abbiamo... Cioè, bisognerebbe farlo. Di quante persone abbiamo ucciso così? Perché sennò la gente non se ne rende conto. Quanti ne abbiamo uccisi? In tutta onestà, io voglio sapere quanti ne abbiamo fatti fuori. Cioè, come minimo, la popolazione di qualche isola minore della Grecia, sicuro. Ok. No. Ma porca puttana Eva. Ah, e io che mi davo già un po' per preoccupato. Adesso sicuramente qualcosa si staccherà. È automatico, oppure lui proverà il jumping. No, così mi piaci. Dov'è andata? Mi pare giusto. Ah, tra l'altro mi ha già fatto respawnare di qui, quindi questo è più che positivo. Ok.
Ecco, no. Dai, salta. Che culo. Qui solo cocci rotti. No, mi piace. Le vetrate intatte. Siamo praticamente nei posti di Black Flag. Tra l'altro io non so se avete visto, ma avevamo fatto anche una live su Twitch di Black Flag. Quindi io vi consiglio caldamente di andare a vedere Black Flag. Questo doveva essere di Drake. Eh sì, un pene di gomma. Insomma, cosa stavi cercando? La figa. Ah, devo... Ha un'aria familiare. La nave non è mai salpata. Elena! Ehi, eccola lì. Al prossimo video.